è inaugurata ufficialmente la nuova sede Meneghina di Confartigianato, luogo di un supporto efficace alla crescita e maggior competitività delle aziende. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, è stato l'ospite d'onore di questo momento per un confronto a tutto campo con gli imprenditori, moderato da Roberto Poletti. Il pomeriggio è stato introdotto da un intervento di Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia, e Giovanni Barzaghi, presidente di Confartigianato Milano-Monza e Brianza. Le imprese hanno avuto l'occasione di un incontro personale con il sindaco, al quale si sono presentati con un prodotto o uno strumento che rappresenta l'opera quotidiana, un oggetto concreto che ha raccontato il valore del saper fare. L'esposizione, chiamata Porta un pezzo di te, è stata curata da Arianna Fontana, che ha chiuso l'incontro con il sindaco ed è la presidente di Confartigianato Milano. Siamo con il sindaco Beppe Sala, che oggi ha incontrato gli artigiani che hanno inaugurato la nuova sede di Milano. Il valore dell'artigianato e della piccola e media impresa per la città e che cosa si farà per loro appunto nei prossimi anni in questa città che ha così tanto da dare? Allora, su quello che è stato in passato siamo tutti d'accordo, è certamente stata una delle anime della città, grandissima occupazione, è stato veramente uno dei motori trainanti. Ora bisogna guardare avanti perché per esempio il digitale sta cambiando molte delle regole, il design ormai non è design di complementi di arredo ma è design di tutto, per cui chi sa lavorare sugli oggetti, sulle idee, sa trovare il giusto spazio che a noi italiani compete, merita di essere aiutato. Da Milano può partire una proposta. A mio avviso bisogna concentrarsi molto sulle condizioni di lavoro e sulla cercare di facilitare soprattutto la nascita anche di nuove iniziative. Non dobbiamo parlare solo delle start-up come se fossero qualcosa nel mondo di qualche tecnologo così, solo giovani. Ma per esempio invitavo a riflettere se sui prestiti d'onore possono essere estesi, se per esempio certamente il tema delle tasse è un tema assolutamente rilevante. Per esempio la formazione, sia per i dipendenti che per i tutelari, deve essere veramente defiscalizzata al massimo. Allora io sono più per formule magari di impatto limitato ma precise che si possono portare a casa piuttosto che promettere una riduzione del tasso al 15% che la prova dei fatti non si può fare. Una delle sue battaglie è anche quella per i grandi eventi, l'esempio delle Olimpiadi del 2026, che hanno portato anche in passato grande valore aggiunto anche per gli artigiani, non solo alla filiera turistica ma in generale anche proprio alla percezione del valore dei made in rispetto ai tanti stranieri che hanno affollato la città. Si chiama reputazione e la reputazione è qualcosa che una volta che hai conquistato poi è difficile perdere. La reputazione aiuta la città a livello nazionale ma molto a livello internazionale. Quindi da questo punto di vista è chiaro che tutti noi lavoriamo se il flusso di turisti continua a aumentare, come sta aumentando, se il mercato immobiliare continua a crescere, perché poi si lavorerà nelle nuove residenze, nelle nuove case. Quindi rispetto ai grandi eventi, la domanda giusta non è ha senso o non ha senso fare un grande evento, la domanda giusta è siamo in grado di gestirlo o meno. Siccome noi abbiamo dimostrato di essere in grado con l'Expo, adesso è giusto che ci lanciamo in questa avventura delle Olimpiadi, io ci spero molto, lo sapremo il 24 di giugno. Grazie mille. A voi, grazie.